L'amministrazione comunale, capeggiata dal nostro sindaco Andrea Corsaro, anche quest'anno abbiamo la possibilità di ospitare queste bellissime giostre con questi banchi di lecconerie, diciamo, per i bambini, dove effettivamente sono molto frequentati. Questo argomento è un'altra ciliegina sulla torta della nostra amministrazione comunale, che arricchisce Vercelli delle sue iniziative a favore dei bambini e a favore delle fasce deboli della città. Entriamo in merito, ringrazio il più presente Ventresca per la sua disponibilità che dà di concedere tutti gli anni l'incasso di un'intera giornata delle giostine del Banco Dolciario a favore di un ente, di un'associazione vercellese bisognosa. Quest'anno è caduta effettivamente a un'associazione presidiata dal nostro dottor Barasolo, che è la LIC, dove effettivamente fanno delle iniziative a favore della sanità. Quale migliore occasione di questa di dare un contributo al nostro grandissimo dottore Barasolo? Io ringrazio ovviamente sia l'amministrazione che il signor Ventresca e i suoi collaboratori. L'iniziativa la conoscete, ultima di un'infinita serie, perché diamo borse di studio, abbiamo attivato anche un ambulatorio nuovo che avete letto da poco sui giornali. L'ultima iniziativa di grande prestigio è l'acquisto della nuova risonanza magnetica, che verrà inaugurata il 12 febbraio prossimo 21. È un impegno economico enorme, perché è di 500.000 euro, ci stiamo arrivando, per cui è con grande piacere che possiamo appunto annunciare che presto verrà l'inaugurazione di questo nuovo strumentario. Grazie al signor Ventresca per la sua disponibilità, perché è un lavoro pesante loro e ciononostante hanno devoluto alla Lega tutto quanto hanno incassato in quella giornata. Grazie all'amico Bordonaro, che ha fatto da tramite, da tradignon, tra la Lega Tumori e l'attività di questi signori giostrai. Loro ci tengono al termine giostrai, perché loro sono così chiamati, giusto? Esercenti spettacoli viaggianti, ma noi in gergo li chiamiamo giostrai, è un termine corretto. Sì. Diciamo di sì. Io ringrazio l'amministrazione, il presidente Camillo, il sindaco, ci danno la possibilità di poter esercitare la nostra professione all'interno della città di Vercelli, sotto questo viale Garibaldi fantastico, dove la città ci circola molto intorno, e come consueto ogni anno vogliamo dedicare una giornata a un ente benefico, perché dato che l'amministrazione ci consente di lavorare, noi vogliamo fare un ringraziamento e è un buon riscontro, facendo vedere che siamo persone anche noi, che non veniamo solo qui a lavorare, ma ci piace anche dare qualcosa di che è giusto a gente molto bisogna, forse più di me. Io ringrazio il signor presidente, il dottor Brazotto e il presidente Camillo. Grazie ancora alla stampa che ci dà la possibilità di divulgare queste notizie positive per la nostra città di Vercelli, dove effettivamente vanno a finire in un raccoglitore che dà e va a curare la nostra sanità, la cosa più preziosa che abbiamo nella vita. Grazie.